Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Ribaltone a Senigallia, il centrodestra vince il ballottaggio. Massimo Olivetti, eletto con il 51% dei voti, batte lo sfidante Fabrizio Volpini, fermo al 49%. Acquaroli firma l'ordinanza che obbliga l'uso delle mascherine anche all'aperto, laddove ci sono assembramenti. Attivato il piano pandemico regionale, il monitoraggio delle scorte di mascherine. A Monbaroccio un altro sopralluogo nella casa di riposo Bricciotti, chiusa sabato scorso per inagibilità. Il sindaco: servono risorse. Un 24enne dell'Est Europa, residente del Montefeltro, è stato denunciato dai carabinieri perché trovato in possesso di droga e documenti rubati. Ecco l'arcobaleno lunare, fotografato sabato sera lungo la strada tra Piobbico e Urbania da un nostro telespettatore, un evento rarissimo. Dopo il telegiornale, missione salute e a seguire la prima puntata della nuova serie di Primo Cittadino. In studio il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. L'avete sentito dai titoli. Dunque, Massimo Olivetti è il nuovo sindaco di Senigallia, il candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, la Civica, Forza Italia e Lega. È stato eletto al ballottaggio con il 51,8% dei voti. Fabrizio Volpini del centrosinistra si è fermato al 48,92%. Filippo Pucci. Massimo Olivetti, candidato del centrodestra e avvocato, il nuovo sindaco di Senigallia. Olivetti, sostenuto da Fratelli d'Italia, la Civica, Forza Italia e Lega, è stato eletto al ballottaggio con il 51,08% dei voti, pari a 10.213 preferenze. Alla chiusura delle urne è iniziato subito lo spoglio delle schede, che è stato seguito in tempo reale dal comune di Senigallia. Lo sfidante medico ed ex consigliere regionale Fabrizio Volpini del centro-sinistra si è fermato al 48,92% con un totale di 9.780 voti. Un risultato dunque inaspettato per il nuovo sindaco Olivetti. All'inizio della partita assolutamente no, perché noi eravamo l'ultima delle coalizioni che si erano formate. E poi mano a mano che eravamo in mezzo alla gente avevamo questo sentore, ma non ci credevamo. Senigallia è una tradizione che certamente fino ad oggi aveva premiato una certa parte politica. E oggi siamo molto contenti. Dunque un ribaltone nel comune di Senigallia, esce la sinistra ed entra la destra. Chiari i motivi del neosindaco, del perché di questo cambiamento. Credo perché i senigallesi mancasse l'ascolto, cioè sono stati poco ascoltati negli ultimi anni e sentivano questa necessità. Era questo che si percepiva in tutti gli incontri che facevamo. Ben delineati anche i prossimi obiettivi e progetti della nuova amministrazione. I primi intendimenti sono quelli di riandare in mezzo alla gente, ascoltare e concordare con loro e anche con tutti i consiglieri comunali. La nostra non sarà una politica fatta in modo, non saremo un clan, non saremo un gruppo ristretto, ma sarà una politica aperta a tutti, e questa è una filosofia che ci ha sempre contraddistinto. Dopo alcuni minuti dell'arrivo di Olivetti, il neo sindaco ha incontrato brevemente l'ex sindaco e candidato alla presidenza della Regione Marche, Maurizio Mangialardi, che si è complimentato per i voti ricevuti e gli ha augurato un buon lavoro. Domani invece il passaggio ufficiale della fascia tricolore. E adesso parliamo di coronavirus. Sono 22 quelli registrati nelle ultime ore dal Gores, nelle Marche, 7 in provincia di Fermo, 6 in quella di Ascoli Piceno, 4 nell'Anconetano, 3 in provincia di Macerata, 1 in quello di Pesaro Urbino e 1 fuori regione. I nuovi casi di contagio comprendono contatti in ambito domestico, rientri dall'estero, Albania, Romania e Pakistan, oltre a positivi riscontrati nei luoghi del divertimento e nell'ambito scolastico assistenziale. Sono calati però anche i tamponi, circa 550 quelli analizzati nell'ultima giornata, invece ricoveri in terapia intensiva rimangono 6,
3 all'ospedale di San Benedetto e 2 ad Ancona e 1 a Marche Nord. In attesa del nuovo decreto nazionale che potrebbe introdurre nuove misure anticontagio, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato un'ordinanza che obbliga la mascherina anche all'aperto in caso di assembramento. Nel prossimo servizio cerchiamo dunque di fare chiarezza su queste nuove misure. Obbligo di mascherina H24 anche all'aperto e tamponi rapidi a disposizione delle scuole. Lo stabilisce la prima ordinanza a firma del neopresidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in vigore dalla mezzanotte del 4 ottobre. Il provvedimento è stato firmato dopo una riunione con i vertici della sanità marchigiana per fare il punto sull'evoluzione dell'emergenza Covid-19 a livello regionale. Il dispositivo di protezione dovrà essere indossato durante l'intera giornata, sia nei luoghi pubblici al chiuso, così come era già previsto, sia all'aperto, compresi negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, quando, in caso di formazione di assembramenti, anche di natura spontanea. Per i trasgressori sono previste multe di 400 euro. Proseguiranno dunque i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della normativa e fronteggiare il pericolo contagio. Ad Ancona sono già scattate le prime sanzioni. L'obbligo però rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e sportiva. Ognuno di noi, ha dichiarato Acquaroli, può contribuire alla prevenzione sulla quale dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. A questo scopo l'ASUR si è dotata di tamponi rapidi che potranno essere utilizzati già dai prossimi giorni per eventuali casi sospetti nelle scuole, con l'obiettivo di accorciare i tempi di risposta. D'accordo con l'ordinanza firmata dal governatore, tutti i mondolfesi che abbiamo intervistato sull'argomento, particolarmente sentito dagli anziani. Se non vuoi rischiare, di mettere la mascherina. Siete ancora preoccupati, visto che sì. Ci sono questi contagi in molto. Leggero rialzo? Molto, sì. Siamo preoccupati per l'avvenire anche dei nostri figli. Io sono d'accordissimo con questa pandemia, è un macello. Poi io sono un anziano e ho paura tanto, una tutela in più. E ci vorrebbero anche i guanti per essere più sicuri. D'accordissimo, rispettata da tutti soprattutto, perché vediamo tanta gente in giro che purtroppo fa finta di niente. Quindi, e poi magari per errore una volta che non la indossi, sei il primo che ti fregano. Quindi. Ci vorrebbero più sanzioni? Ma... più sanzioni non servono, ci vorrebbe più testa della gente. Mettere la mascherina non ci costa niente e ci tutela, di conseguenza, voglio dire, per me è giustissimo. Ecco. È troppo eccessivo, però va bene così perché non si sa mai. Dà fastidio, dà. Però qualcuno dice che magari con l'anidride carbonica che fa piuttosto male. Fanno bene quello che fanno. Anche secondo lei? Sì, sì, ritengo anch'io che è meglio così. Se riusciamo a smaltire un po' questa cosa, perché sennò qui facciamo una finaccia. Che la gioventù deve avere un certo riguardo, un certo rispetto per gli anziani che troverà a casa sua. Perché poi a casa dopo c'è sempre l'anziano da qualche parte, no? Sempre portata. Funzionasse almeno. Però ormai ci siamo abituati, questo è il minor dei mali. Secondo lei dovremmo portarle ancora per molto? Penso di sì, fino alla fine di dicembre sicuro, sperando che il 2021 cambia l'anno, cambiasse in meglio. E ricordiamo che la mascherina deve essere indossata correttamente e soprattutto il naso deve stare sotto la mascherina, non fuori, perché altrimenti non serve a nulla. E... questo era il parere dei mondolfesi. Adesso torniamo sulla costa e andiamo a sentire con Angelica Panzieri che cosa ne pensano di queste misure restrittive i pesaresi. Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, non ha ancora formato la sua squadra di governo, ma intanto piazza il primo provvedimento. Mascherine obbligatorie anche all'aperto in tutto il territorio marchigiano per tutta la giornata. Una decisione che di fatto allarga lo spettro temporale di una misura già prevista a Pesaro, ossia l'obbligo di mascherina in caso di assembramenti dopo le 18, che il sindaco Matteo Ricci aveva già introdotto nei mesi scorsi per contrastare la movida nei locali durante il fine settimana.
Un provvedimento che trova d'accordo anche gli esercenti e il segretario della Confcommercio, Davide Paso. Il problema è che non ci auspicavamo minimamente di ritornare indietro ad aprile-maggio di quest'anno. Il problema più grosso è quello dei pubblici esercizi, che non sappiamo se chiuderanno le 22 o le 23. Chiudere un 22 o le 23 un pubblico esercizio serale vuol dire togliergli almeno il 40-50% dell'incasso. E in questo momento, visto che devono arrivare oltre 9 milioni di cartelle esattoriali, noi speravamo sicuramente in un autunno diverso. I cittadini a Pesaro si stanno già abituando. Molti di loro da oggi hanno iniziato ad indossare la mascherina anche all'aperto e in linea di massima sono tutti d'accordo con l'ordinanza del presidente Acquaroli. Sicuramente ci siamo abituati già da qualche mese, quindi credo che ormai sia diventata una normalità per tutti. Le persone comunque accettano di buon grado questa situazione, non ci sono grandissimi accaduti di sovversioni e quindi diciamo che ci siamo tutti un po' abituati, giustamente. E vedremo nei prossimi mesi cosa succederà, se servirà questa prevenzione primaria, speriamo di sì, e quindi abbiamo tutti molta pazienza e cerchiamo di attenerci alle regole. Sicuramente è più difficile forse mantenere il distanziamento che la mascherina, perché poi devi far entrare poche persone alla volta, però sono tutti molto educati. Penso che il decreto sia giusto, sia la soluzione migliore, diciamo, in questo momento, cioè l'avrei fatto sinceramente dall'inizio. Penso che sia il metodo migliore per contrastare il Covid. Nella giornata di ieri ci ha messo molto alla prova, perché comunque molte persone, qualcuno non lo sapeva. Chiaramente bisogna stare attenti, soprattutto con i ragazzi, sempre redarguirli, perché tanto sappiamo che il problema è quello, no? Soprattutto con i più giovani. Però in linea di massima diciamo che è andato tutto nella media, insomma. C'è stata molta superficialità. E quindi chiaramente quando i dati si rialzano, il Presidente giustamente ha preso questo provvedimento. Penso che sia corretto, però non vedo molti che la fanno rispettare. Non vedo in giro nessuno che controlli. Lei invece ce l'ha, quindi... Io ce l'ho e sono contento che si possa portare. Secondo me sì. Visto anche i casi in aumento? Visto i casi in aumento, visto che molti non la portano, insomma, un po' di attenzione ci vuole. Ecco. Io sono profondamente convinto che le mascherine vanno portate anche all'aperto, considerando le statistiche che stanno aumentando sempre di più. Bisogna cercare di prevenire anziché curare, perché memore di quello che già è capitato mesi scorsi, dobbiamo cercare di più che altro tamponare, evitare che questo contagio aumenti sempre di più. E a proposito di ristoranti, bar e attività commerciali in genere, dunque per quanto riguarda i ristoratori c'è una notizia che è stata abbattuta in questo momento. Il governo non sembra voler andare allo scontro con la categoria degli imprenditori, gli chef, insomma, della buona tavola, e tramite Palazzo Chigi fa sapere che non c'è nessuna intenzione di chiudere ristoranti, bar e locali né di anticiparne l'orario di chiusura, introducendo di fatto un coprifuoco. La precisazione arriva in una giornata difficile, dove fuori e dentro le cucine si sono fatti sentire anche appunto cuochi, chef e imprenditori della ristorazione. E scongiurare il lockdown è l'obiettivo un nuovo lockdown è l'obiettivo della Regione Marche, che oggi si è confrontata in videoconferenza nel corso del Comitato Operativo Nazionale con i referenti tecnici delle altre regioni. La Regione Marche fa sapere di aver verificato le scorte di dispositivi di protezione individuale e di aver riattivato il piano pandemico regionale, che prevede che ogni singola azienda abbia le scorte per almeno 3 mesi. Confermato che le mascherine FFP2 e P3 e quelle chirurgiche sono più che sufficienti. La cronaca: un 24enne dell'est Europa residente nel Montefeltro è stato denunciato dai carabinieri perché trovato in possesso di droga e documenti rubati. I militari di Urbino lo hanno fermato in centro storico mentre era a bordo di un'auto e, dopo averlo visto spazientito, hanno deciso di perquisirlo. Nella vettura hanno trovato marijuana, un bastone di legno lungo 80 cm e documenti illeciti, provento di furto come patenti di guida, carte di circolazione,
assicurazione e polizze assicurative che i militari hanno già restituito ai legittimi proprietari, tutti di Urbino. Nella casa del giovane invece sono state rinvenute diverse banconote contraffatte di dollari statunitensi. Ora verranno analizzate a Roma presso il servizio centrale del falso monetario. Il 24enne è stato denunciato a Piede Libero per detenzione ai fini di spaccio, spendita e introduzione nello Stato di monete false, ricettazione, porto d'arma e oggetti atti ad offendere. E adesso ci spostiamo nel comune di Monbaroccio perché oggi si è svolto un nuovo sopralluogo nella casa di riposo Bricciotti, chiusa sabato scorso per inagibilità. I 19 pazienti, tutti anziani lungodegenti, erano stati trasferiti al Galantara di Trebbiantico. Abbiamo appena terminato di fare i sopralluoghi presso l'RSA Bricciotti grazie al supporto di ASU, dipendenti comunali e azienda esterna di ingegneria sciamana di Pergola, che aveva redatto già una perizia tra ottobre e novembre presso la struttura RSA Bricciotti in merito alla vulnerabilità statica e sismica della struttura, che a suo tempo non aveva presentato difficoltà. Pertanto si è svolta e continuata a svolgere l'attività sociosanitaria e assistenziale presso la struttura. Come sapete, sabato mattina, a fronte di alcune indicazioni presentate dagli operatori sanitari, la struttura ha evidenziato alcune crepe che fossero già esistenti o che magari si fossero comunque di cui fossero aumentate l'entità, si è deciso tramite operatori sanitari e tramite l'ASU di evacuare i 18 ospiti e trasferirli alla RSA Galantara di Pesaro. Oggi abbiamo fatto altri rilievi e continueremo a fare le perizie per capire il male della struttura a fronte delle appunto crepe che ci sono evidenziate, per capire se i problemi possono essere recuperabili a fronte di una manutenzione, oserei dire purtroppo scarsa negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni, o forse verificare altre difficoltà che possono derivare da problemi ben più gravi. Questo saranno però i tecnici a dirlo e questo lo verificheremo nei prossimi giorni a fronte delle attività che svolgeremo sulla struttura. Una struttura che non solo ospita anziani e disabili per la lungodegenza, ma che comunque permette al territorio di usufruire di un laboratorio analisi, un centro prelievi che attualmente è inagibile e che offre alla possibilità ambulatoriale alla dottoressa Di Pasquale di accogliere i propri mutuatari. Con quest'ultima abbiamo deciso di assegnare la sala consigliare per poter svolgere l'attività ambulatoriale in modo tale che il servizio possa continuare e stiamo capendo appunto come risolvere il problema dei prelievi, cosa che attualmente appunto causa preclusione della struttura non consente di essere svolta. E lavoreremo intensamente affinché si possa trovare una soluzione sulla struttura che ha bisogno di risorse che debbono essere concesse, pertanto valuteremo nei prossimi giorni il da farsi. Il sindaco di Ancona, Valerio Mancinelli, a nome di tutti i sindaci italiani, ha acceso la lampada che arde sulla tomba di San Francesco d'Assisi. È la quinta volta per le Marche dal lontano 1946. Vigila Francesco, fratello santo, sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia, guarda con benevolenza la nostra regione Marche, rafforza i vincoli di unità, solidarietà e fraternità, benedici i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Con queste parole il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, a nome di tutti i comuni marchigiani, ha donato l'olio per la lampada votiva del poverello di Assisi in occasione della celebrazione nazionale di San Francesco, patrono d'Italia. La lampada è stata accesa domenica durante il rito religioso officiato dall'arcivescovo metropolita di Pesaro Monsignor Piero Coccia nella Basilica Superiore del Sacro Convento. I 700 litri d'olio donati da diversi frantoi saranno destinati anche alle associazioni caritative francescane e della diocesi di Assisi. È la quinta volta che tocca alle Marche consegnarlo. La prima fu nel 1946, poi nel 65, nell'82 e nel 2000. Oltre alle autorità militari e religiose erano presenti alle celebrazioni anche le più alte cariche dello Stato, tra cui il Premier Conte e una delegazione di 77 sindaci delle 5 province, prima uscita ufficiale per il neo governatore delle Marche. È una grande responsabilità, è una grande testimonianza, è anche un messaggio importante che bisogna dare perché credo che la presenza del segno di San Francesco nella nostra regione è tangibile sia dal punto di vista materiale, con tanti conventi, chiese, chiostri,
sia di San Francesco che di Santa Chiara, ma è anche stata presente nei secoli con un segno sociale, oltre che spirituale, molto tangibile. Credo che sia una bella occasione per il rilancio di questi valori e per il rilancio di un messaggio, soprattutto in questo momento così difficile a causa della crisi economica, a causa della pandemia, ma anche e soprattutto a causa della ricostruzione che lascia al di fuori delle proprie abitazioni ancora tante famiglie e tante comunità. Restiamo con gli occhi rivolti al cielo, perché guardate questa fotografia che adesso vi mostriamo. È una fotografia che ha scattato un nostro telespettatore, si chiama Romano Calzini, che ringraziamo. È una foto rarissima, straordinaria. Si tratta di un arcobaleno lunare, che è una foto che è stata scattata sabato sera lungo la strada che collega Piobbico ad Urbania. E Romano Calzini ha immortalato questo arcobaleno dovuto al plenilunio. Non mi era mai capitato di vedere un fenomeno simile, ci ha scritto il nostro telespettatore. Dato che l'arcobaleno era nella traiettoria del tramonto, la prima cosa che ho pensato è che fosse un riflesso del sole, ma visto che erano passate circa 2 ore dal tramonto, non ho avuto dubbi. Si trattava della luce riflessa dalla superficie della Luna. L'arcobaleno lunare è un evento davvero molto, molto raro. Questa sera facciamo gli auguri a due coppie che hanno festeggiato 55 anni di matrimonio. Si tratta di Bruna e Paolo Bracci di San Costanzo, lei, e di Orciano lui, sposati dal 4 ottobre del 65. Gli auguri dalla figlia Stefania, che ci scrive da Pesaro. E poi invece nozze di smeraldo per Faliero Canestrari e Delia Massi. Auguri da tutti i familiari e anche ovviamente dallo staff di Fano TV. Subito dopo di noi c'è una nuova puntata interessantissima di Missione Salute, poi sempre in diretta l'appuntamento con Primo Cittadino, la nuova serie che apre e ritorna con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Allora, se volete fare domande, fare richieste al sindaco, potete intervenire utilizzando i numeri che vedete in questo momento in sovraimpressione. Allora, restate con noi, tempo di una pausa, poi di nuovo in diretta. Grazie per averci seguito, l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.